vescovo, Orazio Francesco, l'abbiamo atteso con grande gioia sempre, perché ci parlerà della Regione Gaulum in una circostanza che è molto, diciamo, importante, perché io ricordo domani, in 10 anni, delle elezioni di Papa Francesco, e questa lettera, questa esortazione è molto, molto, molto attuale ancora oggi. E ringrazio anche Don Emanuele che ci mette a disposizione questa bella santa, e soprattutto ringrazio il Signore per averci concesso questa occasione. E buon ascolto. Grazie. Restando seduti, diciamo una preghiera, ci affidiamo, visto che ci stanno i francescani, padre Davide fa il compleanno, gli vogliamo fare gli auguri. Bene, con persone che conosco bene, la Vicentina di Viterbo, la Pina di Simone,
veramente avete interpellato persone di altissimo profilo e credo che quanto hanno offerto sicuramente ha prodotto frutto nel vostro cuore, ha sedimentato quelle che sono un po' le condizioni per ringiovanire il cuore e cercare di andare avanti nella vita. Non c'è un tempo in cui si chiude la nostra disponibilità al Vangelo, non c'è un momento in cui noi possiamo dire basta, quindi possiamo modificare il modo di esprimere il nostro entusiasmo, magari le energie sono un po' più fiaccate, magari le condizioni per poter essere operativi sono ridotte in ragione anche dei contesti storici. È un dato oggettivo che oggi l'Azione Cattolica vive un po' di difficoltà. È un periodo che viene da crisi che nascono già da allora dalla scelta famosa religiosa. Io le ho vissute personalmente anche a livello di assemblea centrale. Però io credo che questo non possa e non debba diventare un alibi, anche perché una buona azione cattolica offre a tutti gli altri movimenti e strutture della Chiesa soggetti formati. E questa è una delle priorità. Nella mia esperienza, e se andiamo a guardare in giro nello scenario della Chiesa, vediamo quanti vengono dall'azione cattolica e hanno finito la dimensione attiva, associativa, ma hanno cominciato quindi ecclesiale di una testimonianza in settori vari. Questo significa che nella ricchezza dei carismi della Chiesa certamente ognuno deve rispondere alla propria vocazione e quindi è anche bello e importante che l'azione cattolica risponda al suo di carisma, che è il servizio innanzitutto alla struttura, alla pastorale, al cammino di una parrocchia, a quelle che possono essere le necessità spirituali e materiali. Però altrettanto vero che l'azione cattolica non può rinunciare al suo percorso formativo. Poi, proprio qui è nata l'azione cattolica. E io vorrei che Viterbo mantenesse questa gloriosa relazione. Pensate che nel mio agire nell'azione cattolica io ho avuto due presidenti con cui ho collaborato strettamente. Uno è Cananzi, quindi ve lo ricordate, Raffaele Cananzi. E l'altro è Franco Miano, con due mandati. E quindi posso dire di aver contribuito ad offrire persone di robusta struttura cristiana. Questo per dire, e poi entriamo in argomento, questo per dire prima di tutto che non dobbiamo rassegnarci alle difficoltà, perché le difficoltà sono tante. E poi non esiste per la Chiesa oggi un momento in cui possiamo dire che le realtà che aggrediscono in qualche modo al senso stesso del vissuto cristiano non tocchi anche quello che è la struttura associativa di ogni ordine e di ogni genere. Quindi veramente l'impegno è di riprendere il cammino con entusiasmo innanzitutto, con entusiasmo, con la voglia, con la dedizione. Diranno molti di voi, ma noi abbiamo già fatto il nostro, però bisogna sollecitare, sostenere, incoraggiare, avvicinare, perché questo è innanzitutto l'interesse e l'attenzione. Poi vedete, io sono ormai deciso e spero che anche per voi possa diventarlo. Io ho chiuso il vocabolario sul Covid, perché anche a parte il fatto che mi sono ammalato e sono fuori per la seconda volta da pochi giorni, ma usare sempre questo riferimento al Covid, che è oggettivamente ha un po' ci ha messo in ginocchio a livello personale e sociale, ha un po' frenato tutte le nostre sensibilità e attività, però sento sempre dire prima del Covid e dopo il Covid, e beh, è come dire prima di Cristo e dopo Cristo, dopo Cristo è cominciata una storia molto densa, quindi lasciamo da parte ormai il Covid, anche se dobbiamo misurarci ancora con gli effetti, io li tengo ancora addosso in questi effetti, però non consento al Covid di fermarmi, né tantomeno di spegnere
quella fiammella che arde dentro per la passione del Signore e ho voglia di seguirlo, di continuare nella sua opera che deve raggiungere quanto più possibile tutti gli ambiti dell'uomo e della vita. E proprio in questo senso l'Evangelicale di cui parliamo questa sera ne diventa uno scenario nuovo, anzi proprio Papa Francesco a un certo punto usa una parola nella sua lingua originaria, prima reale, cioè inventarsi qualcosa. L'Apostolo Paolo parlava di archegoi, abitista. Io che sono montanaro e vengo dalle montagne dove ero abituato da giovane a sciare, era la cosa più bella andare dove le piste non erano tracciate e tracciarmi la pista per scendere giù. Ma per fare questo bisogna avere consapevolezza, umiltà nei propri mezzi, perché la supponenza ti porta a fare errori e poi ci muori dentro, no? E quanti ne ho visti non emergere più dalla neve fresca o sommersi da valanghe? È capitato. Ma poi evidentemente studiare il terreno, studiare per vedere qual è la strada più opportuna. Prima reale non è andare all'avventura, ma è una messa a punto di una strategia in cui la conoscenza e le scelte sono attentamente valutate. Poi, mentre scendi, puoi cadere, puoi affondare, forse, e poi ti rialzi, ti rimetti in cammino, ricominci. Anzi, più questo accade, più si rinnova l'entusiasmo di arrivare a destinazione. Quindi vorrei dire, in un appuntamento che io desidero e che questa sera chiedo agli assistenti, vorrei incontrare i presidenti parrocchiali col Consiglio Diocesano per poter un po' guardare qual è la situazione, cercare di tracciare degli impegni o anche delle strade su cui potersi muovere. E perché questo? Perché immagino, io ho visto in questi pochi mesi, io sono un bambino di 3 mesi e in questi 3 mesi sto cercando di vivere molto intensamente il rapporto con il territorio, non sto riuscendo ancora a raggiungere tutti, ma se poi, non dico Santa Rosa che mi può fare la grazia, ma lo chiedo a Sant'Antonio o a Padre Pio che mi danno il dono dell'ubiquità, riesco in qualche modo a poter andare a più parti contemporaneamente. Però ecco, dovete avere la serena convinzione che il Vescovo vuole incontrare tutti, con tutti vuole condividere il cammino, con tutti vorrebbe condividere il suo entusiasmo del Vangelo. Quando sono entrato qui a Viterbo ho usato un'espressione che non dovete mai dimenticare: io voglio diventare il custode della vostra speranza. E io in questo ci credo e lo metto in atto. E custodire significa, con il termine re'amim in ebraico, significa 3 cose. Significa innanzitutto la cura, la tutela, l'attenzione alle persone, alle situazioni, ai contesti. Poi significa l'accompagnamento, lo stare accanto, il sostenere, nel condividere e sostenere. E ovviamente il terzo elemento, valorizzare e ottimizzare le possibilità e le disponibilità. Quindi anche quando dovessimo pensare di non avere niente a disposizione, dobbiamo poter contare sulla nostra voglia di guardarci attorno e di guardare avanti. Quindi mai rinunciare all'entusiasmo del Vangelo, e sarà proprio la prima slide su cui ci soffermeremo. Perché vedete, l'Evangelicale, faccio questa premessa generale, anche per la storia della nostra Chiesa italiana, avendo personalmente vissuto appuntamenti anche da protagonista, ecco, sicuramente i grandi convegni ecclesiali e anche le grandi settimane sociali, che un po' sono il parallelo tra Lumen Gentium, Gaudium et Spes, e praticamente anche tutta l'attenzione sull'evangelizzazione, la stagione dei tanti documenti, dei grandi documenti, evangelizzazione e promozione umana, evangelizzazione sacramenti, evangelizzazione comunità, eccetera. Ecco, un po' questa destinazione di questi contenuti focalizzati su dei momenti della vita ecclesiale, però ci aveva portato ad una forma un po' di dispersione, di frammentazione rispetto a quella dimensione essenziale che la Chiesa rappresenta. La Chiesa è un mistero di comunione. Per sua natura ha una struttura teandrica, cioè fatta di uomini,
ma è sostanzialmente animata dal Signore, è la dimensione mistica dell'interiorità, della dimensione della Trinità. E poi c'è la dimensione sociale, cioè perché è fatta di uomini, si è l'incarnazione è la sintesi, non a caso per il Lumen Gentium al numero 8a dice proprio questo, come per una non debole analogia sul mistero dell'incarnazione in Cristo uomo Dio, così la Chiesa. E non solo al numero A dell'8 detta il suo riferimento fondativo, ma poi all'8C detta il metodo. Molto spesso non è studiato questo. Personalmente l'ho sempre sostenuto e anzi in tante occasioni, in molte pubblicazioni di teologia ho sostenuto il metodo con cui la Chiesa è chiamata ad esprimere questa sua dimensione misterica, che significa il rapporto tra l'umano e il divino, che si incarna in ognuno di noi, ma si esprime nella sua verità solo quando siamo comunione, solo quando esprimiamo la vocazione essenziale. E quello ekkaleo significa chiamare da, chiamati dal Signore con Lui a continuare l'opera, animati dallo Spirito per compiere l'opera e riportare al Padre ciò che ci è stato consegnato nella stagione primigenia quando Adamo passeggiava nel giardino con Lui, per ritrovare quell'amicizia, quella sintonia, non la distanza ma l'appartenenza. Difatti il nome più importante che ci definisce è la parola figli, figli di quel Padre. E Gesù ci ha insegnato a dire a papà, proprio per questo. E quindi l'essenza della Chiesa è comunione, l'essenza della Chiesa è agire per la comunione, non c'è niente di più significativo e più importante. Questa è una premessa decisiva, perché altrimenti questo documento, come purtroppo è anche successo nel nostro cammino ecclesiale, in molti testi è stato disatteso, chiaro concettualmente, problematico nell'attuazione. Anzi, vi dico con molta chiarezza, stiamo in fase di ristrutturazione del progetto pastorale diocesano che parte dai numeri 24-27 dell'Evangelicale. Perché questo documento del Santo Padre ci chiama a rileggere la Chiesa, ma non chissà con quale novità, ce la chiama a rileggere per la fedeltà dovuta all'ecclesiologia del Vaticano II, e non è solo l'Lumen Gentium, è anche la Gaudium et Spes, è anche la Sacrosanctum Concilium, è anche la Dei Verbum, è anche la Nostra Aetate, è anche la De Gentes, cioè di quello scenario in cui la Chiesa vede che cos'è in se stessa, ma al tempo stesso quello che è chiamata ad essere per la sua stessa natura. Noi esistiamo come Chiesa perché il mondo viva secondo la prospettiva della Santissima Trinità, che è quella della comunione, di un amore, di reciprocità e di comunione intima e profonda. Noi dovremmo innestare nella storia dell'uomo il principio, io lo chiamo la linfa trinitaria, che è la fraternità dell'amore, la condivisione dell'amore. E quindi laddove la Chiesa non rispetta questo principio essenziale, si blocca sulle sue strutture, pensa a cos'è la casa e non pensa agli ospiti dentro la casa. Noi la casa la facciamo bella, la mettiamo in ordine per accogliere con gioia quelli che vengono a stare con noi. E che cosa facciamo in quel momento? Mettiamo a tavola le migliori posate, esponiamo le bellezze della casa, mettiamo in evidenza quello che ci rende fieri. E la fierezza della Chiesa è poter comunicare innanzitutto la misericordia e la gioia del Vangelo. C'è questa novità che facciamo fatica a tradurre, molto spesso siamo sempre più figli dello scoraggiamento, della perdita di fiducia, dell'amarezza, raccontiamo con molta facilità le nostre incapacità, ma fanno parte delle fragilità umane, noi non saremo mai sempre all'altezza di quello che può essere un compito di rigenerare il cuore del mondo secondo il cuore di Cristo, ma ognuno deve poterlo fare, deve saperlo fare con la convinzione, con la determinazione che il Signore, come dice Santa Rosa, strumento nelle mani sue. Addirittura qualche altra diceva: io sono la penna che scrive, sono la matita nelle mani di Dio.
E quindi essere consapevoli di essere uno strumento, poi quello che si scrive lasciamolo a lui, ma quello che scriverà sicuramente darà pienezza anche al nostro cuore. Perché questo? Perché questo fa capire innanzitutto la difficoltà del processo ecclesiale italiano negli ultimi 20 anni. Quando, venendo fuori da un convegno ecclesiale che rilanciava l'entusiasmo e la passione per l'umano, Palermo, e poi è venuta Verona, e con Verona c'è stato un elemento significativo, quello di dare alla promozione umana una concretezza degli ambiti vitali, i 5 ambiti di cui si è occupato Verona, che sono poi le strutture della nostra vita ordinaria. Ve li ricordo velocemente, per esempio famiglia e vita, formazione e tradizione, cittadinanza e dimensione sociale. Ecco, quindi voglio dire, queste componenti, questi 5 ambiti, che possono allargarsi o ridursi in qualche modo, dovevano diventare la concreta struttura di una rigenerazione ecclesiale dopo questo processo di riflessione della Chiesa italiana, che vedeva luci e ombre. Ma non scoraggiamoci, luci e ombre ce ne saranno sempre. Brilleremo nella luce trinitaria solo quando arriverà colui che invochiamo, Maranatà, Signore vieni, e che finalmente porterà pienezza alla storia. Però noi abbiamo anche un'accentazione diversa del Maranatà, e sarebbe Maranatà, cioè tu già ci sei qua, tu stai con noi quando facciamo l'Eucaristia attorno alla mensa, siamo un corsoio, un'anima sola, viviamo centrati in quella esperienza che rigenera la persona e la comunità, il fare l'Eucaristia, il diventare benedizione, quindi essere linfa vitale che veramente rende vivo e in qualche modo diventa il valore aggiunto di una realtà che ci circonda, carica di tante situazioni compromissorie, difficili, problematiche. Ma non esiste una vita che non sia difficile e problematica. È il modo con cui noi entriamo in questa vita, cercando di portare quell'elemento che dà alla vita una speranza, dà alla vita una via di uscita, un percorso, un sentiero. Per cui dopo Verona c'è stato Firenze, ma Verona è stato di Sant'Esco. Avete l'età per ricordarvi, avete sentito parlare più nella chiesa di ambiti nella pastorale? No. Ritornano in evidenza quando esce l'Evangelicario e con questa spinta forte iniziale del Santo Padre, una sorta di piccolo terremoto ecclesiale, che altro non voleva che ripresentare, riprendere e ripresentare tutta la stagione conciliare. Possiamo dirlo con l'arrivo di Bach, eravamo all'alba di un giorno nuovo, ma sempre stanno, poi prima o poi le prime ore del mattino devono cominciare a diventare realtà, deve diventare il giorno da vivere. Il giorno da vivere doveva essere questa ristrutturazione del processo con cui la Chiesa mette in atto l'opera di Cristo, continua ad agire nel suo nome e mantenendo il suo stile. Ecco perché questa Evangelicaudium entra all'interno dello scenario della Chiesa universale, ma in particolare per noi qui in Italia, un po' come una sorta di detonazione, una deflagrazione che in qualche modo fa vedere come eravamo rimasti irrigiditi in una visione di Chiesa soprattutto difensiva. E difatti vedete, la mia preoccupazione come vescovo, come vostro vescovo, è che non si abbia ancora la mentalità di tutelare chissà che cosa. La società cristiana è finita, non c'è più. Dobbiamo anche dire se quella che si era costituita era il meglio. Non è detto che fosse il meglio, perché veniva dalla società perfetta. Ricordo l'assunto ecclesiologico di fine 800, non perché ero presente, lo studiamo, dove si diceva: se uno Stato si costituisce nella perfezione tra mezzi e fini, e può dirsi perfetto nella misura in cui i mezzi corrispondono al fine che deve perseguire, la risposta in chiave teologica fu: a maggior ragione, noi abbiamo un fine
una destinazione che Dominus Finis Historiae è approdare a questa dimensione ultima nel cuore trinitario di Dio, e dunque abbiamo anche i mezzi sacramentali e anche i mezzi strutturali per mettere su questo dinamismo. Per cui la Chiesa ha bisogno di strutture, perché è fatta di uomini. L'amore per incarnarsi ha bisogno di segni e di gesti concreti, ha bisogno di strutture che lo sostengano. Ma le strutture non sono fini a se stesse, sono a servizio di questa finalità, per cui vanno modificate nella misura in cui servono questa finalità. Non pensiate che il vostro vescovo sia impazzito, ve ne assumo tutta la responsabilità. La Chiesa non ha più motivo di esistere se non è in linea con Cristo e il Vangelo. Punto. E se la Chiesa pensa a se stessa e alle sue strutture, dimenticando Cristo e il Vangelo, sta andando a rovina, anche se poi ci pensa lo Spirito a tirarci dei capelli. Quindi queste modificazioni strutturali che in qualche modo desideravano riaprire la stagione dell'entusiasmo, dell'evangelizzazione, della condivisione dell'umano, anche perché il mondo freneticamente stava cambiando, non dimenticate la Gaudium et Spes, no? La Chiesa nel mondo contemporaneo. E pensate che Hugo Congard scrisse 7 modelli di relazione con il mondo contemporaneo. Tutto questo bagaglio di sensibilità il Santo Padre l'ha fatto emergere e dice: ora basta, mettiamoci bene al lavoro, perché dobbiamo rigenerare le strutture ecclesiali, le finalità, i metodi, i linguaggi e i modelli, in modo da calibrarli su quello che è il principio essenziale della Chiesa: portare Cristo nel cuore del mondo. Non è che devo fare grandi studi, dobbiamo invece avere la chiarezza della coerenza di questo rispetto a questo principio. Purtroppo accade che, malgrado questa prima fase di inizio con gli ambiti vitali, con gli ambiti pastorali, poi si cade di nuovo in una fase di assopimento e arriva Firenze. Ricordate il convegno ecclesiale di Firenze, l'umanesimo, la dimensione dell'umano come condizione di partenza. L'umano non è la cornice dell'azione ecclesiale, è il quadro, la famiglia, le fragilità, le realtà umane, la ricerca, le scienze, tutto quello che compone l'umano, senza nessuna distinzione, è lo scenario in cui il Vangelo si cala. E guardate che non l'ha inventato Papa Francesco questo, è la condizione con cui già nei primi secoli della Chiesa, già nella fase primigenia della testimonianza credente, i padri avevano messo a punto questa strategia: diventare protagonisti della realtà, quindi essere esperti dell'umano, diventare esperti dell'umano. Bisogna brillare per la competenza, per cui sei medico? Devi brillare come medico, sei artigiano, devi brillare come artigiano, qualunque cosa tu faccia, poiché sei animato dallo spirito del Vangelo e sostenuto dalla coesione ecclesiale, tu devi essere veramente incarnato in quello che vivi. Vivi bene la tua vita col cuore radicato in Cristo e nella comunione ecclesiale. Questa dimensione a Firenze proprio fu debordante, fu un'altra bella scossa data alla Chiesa, in questo caso italiana. E questo però portava a dire il Santo Padre in molte occasioni: beh, io ho già parlato chiaro, come mai si rimane ancora irrigiditi, bloccati, incapaci di modulare strutture, situazioni, linguaggi, modelli, categorie, perché si possa veramente guardare ad una Chiesa, come diceva lui, come ospedale da campo, cioè capace di chinarsi sui bisogni dell'umano e consentire a questi bisogni, non solo per se stessi, ma vedremo avanti, perché ho tracciato 5-6 punti, state tranquilli che non vi stordirò, però è importante che alcuni punti focali siano ben radicati nella nostra mente, perché altrimenti
dico concretamente, anche la riforma pastorale che ci accingiamo a vivere troverà infinite resistenze. Perché come dice il Santo Padre, perché siamo abituati, ma si è sempre fatto così. Ma se è sempre fatto così, e quel sempre fatto così non porta da nessuna parte, che fai? Ecco, io ho tradotto questa immagine, dobbiamo semplicemente deciderci, lo dicevo al clero, qui ci sono rappresentanze che potrebbero smentirmi o darmi conferma, o noi passiamo la vita a rattoppare un vestito vecchio che si è lacerato, e sono tante le lacerazioni, ne volete una? Ma le nostre comunità ecclesiali sono accoglienti? Chi viene a partecipare ai nostri incontri trova gioia, trova fiducia, trova speranza? È una cantilena di stanchezze, è una cantilena del non va bene, è una cantilena in cui ecco, si esce dagli incontri avendo fatto un'analisi solo di ciò che non va. E che ce la facciamo di questo? Allora io ho fatto una battuta, lo dicevo anche nella diocesi da cui vengo, scusate, ma uno che dovesse venire a incontrarci e vede tutto sto ciarpame così, dice, ma me io lo far fare, io già tengo la vita con tutti i suoi problemi, mi devo mettere pure i problemi della Chiesa. La Chiesa serve per risolvere i problemi, non per crearne altri. Con queste battute io sto dicendo lo spirito di fondo dell'evangelicale, che non è tecnicamente enunciato così, ma è questo il cuore. Dice il Signore nel Vangelo, non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato dell'uomo. E ce lo dice lui. Quindi se noi vediamo che il modo di vivere la nostra comunità, il modo di essere in chiesa, il modo di dialogare, il modo di starci accanto, non rispecchia quelle categorie. È una vita che ci sentiamo dire dall'Apostolo Paolo, sono passati parecchi anni da quanto mi dice, ma lo diceva ancora prima di lui il Signore nel Vangelo, dice, ma voi volete cambiare il vostro cuore e farlo abitare da sentimenti positivi? Fatevi abitare da accoglienza, bontà, benevolenza, amicizia. Poi arriva la parola perdono, a voglia, quella volta parliamo proprio. Può perdonare i nemici, pensate a lui, è proprio ammattito il Signore Gesù, proprio ammattito, ma è la pazzia dell'amore, la bellezza dell'amore, che poi guarda caso in tutto lo scenario culturale del mondo, i grandi filosofi, ne cito una, Anna Arendt dice, e nella nuova, in un testo suo molto bello, che è appunto Vita Nuova, lei dice che nascerà una nuova generazione solo quando si è capace di rinunciare a farsi giustizia e a lasciar vivere una novità di vita, a ricominciare da capo, senza tante parole. Ora vedete, quello che noi oggi abbiamo da vivere e da fare, il mondo ne ha bisogno, le nostre famiglie ne hanno bisogno. E quindi se noi rinunciamo a questo compito, è ovvio che abbiamo la responsabilità di vivere, come dice Papa Francesco, una fede stanca. Viviamo le nostre espressioni, anche comunitarie, con quel semplice stato abitudinario. Delle volte non ci accorgiamo più, ecco, io mi ricordo quando tornavo ero, insegnavo alla facoltà di Napoli, e tornavo un giovedì sera e trovavo nel mese di maggio mamma con le sue amiche vicino davanti a casa, come si usa fare, si stanno dicendo il rosario. E io zitto zitto arrivavo, non dal fastidio, pur dovendole attraversare, perché bloccavano l'ingresso, e vedevo che praticamente dicevo il rosario tutte dormendo, era automatico. Anche buonasera, si va lì, oh, vedi Don Frate, è arrivato, ah, è stato svegliato. Diventiamo assopiti anche nel ripetere quello che invece dovrebbe accenderci profondamente nel cuore. Perché questa introduzione? Perché quello che andremo a dire adesso, questi 5-6 punti di cui parleremo, se trovano radice in questa condizione, allora sì, ci rimbocchiamo le maniche, sappiamo che per farci un vestito nuovo, dobbiamo tagliare, cucire e fare tutto quello che è necessario, quindi implica uno sforzo. Allora dice Sant'Agostino, ti vuoi
sforzare e soffrire per quello che ne vale la pena, perché ti fai un bel vestito nuovo e te lo godi, o ti vuoi invece impegnare a soffrire, ad amareggiarti e quant'altro per mettere solo toppe e alla fine si strappa di nuovo. Ecco, questo atteggiamento è la conclusione di questo percorso, e guardare con fiducia e soprattutto con la convinzione che, essendo Chiesa, e Chiesa significa laici, sacerdoti e religiosi, non ve lo scordate mai, mai non esiste la Chiesa senza queste tre componenti. Queste tre componenti sono organiche, ognuno ha la propria funzione, tanto che la parola più bella che io ho mutuato da un grande padre della Chiesa, che era il mio milione, è siologia. Non la si conosce ancora in giro, ma la sentirete sempre più, perché si parla di sinodo, 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 ma non di sinodia. Sinodia è la carovana, la Chiesa è una carovana in cammino verso una destinazione. Certo è che la carovana è composta da varie componenti, ognuno con le proprie funzioni, e deve camminare sulla stessa strada, sapendo di andare verso la stessa destinazione, perché se la carovana si smembra e va in diverse direzioni, non è più carovana. Tant'è che nel secondo secolo della Chiesa, per tradurre dal greco questa parola così importante, sinodia, hanno usato il latino communitas, comunità, che non dice la stessa cosa di ciò che è sinodia. Perché mentre sinodia, se i vari soggetti si smembrano, la carovana si distrugge e ognuno può andare per una strada propria, ma non è più carovana. Invece uno può pensare che anche tre soggetti che si staccano dalla comunità, sono dalla carovana, sono comunità. No, la parola chiave è congiunzione, rimanere congiunti, rimanere legati. Per cui la vera grande preoccupazione è combattere con tutte le forze ciò che disgrega. Non a caso si combatte con quello che viene chiamato, come chiamiamo, diabolos. Perché il diavolo non è quello delle scene cinematografiche, che fa uscire la salsa di piselli dalla bocca. Il diavolo è il separatore, colui che spezza la comunione. Per cui ognuno di noi può essere diabolico, diaballo. Invece siamo chiamati ad essere siumballo, cioè metterci insieme, a condividere. Quindi questo contesto di riqualificazione del tessuto ecclesiale, cominciato col Concilio Vaticano II, ovviamente il post-concilio ha avuto le sue difficoltà, ma il cammino della Chiesa italiana ha avuto degli appuntamenti che consentivano di riprendere in mano e di mantenere vivo il processo ecclesiale. Arriva a questa realtà, a questo momento decisivo dell'Evangelità, dove il Santo Padre, ecco, comincia la strategia di cui dovremmo diventare protagonisti tutti, clero, religiosi e laici. Vogliamo cominciare al contrario: laici, religiosi e clero. Ma come la mettete, mettete tutti e tre, tutti e tre, perché è assolutamente importante che ciascuno si renda conto della propria responsabilità battesimale. Ognuno. Non leggete ancora, poi lo leggiamo assieme. Questo è uno dei difetti delle slide. Io lo vedevo nelle lezioni, gli studenti andavano a guardare la slide e poi si perdevano i passaggi importanti. Ci arriviamo alla slide. Questo è molto importante, perché io cito la Presbiterorum Ordinis, il numero 7 e il numero 9. I laici hanno il dovere di dare consigli al clero. Il dovere. Ma dare consigli al clero non è che deve dire il sacerdote deve fare quello che dico io. Questo non è consiglio, questa è pretesa. Come sacerdote non può avere la pretesa di decidere tutto da solo,
ha bisogno di strutture di collaborazione. Qui entra in gioco l'altra parola importante, collegialità, che significa il legame strutturale. Allora, se uno di queste tre componenti, che sono la dimensione sociale della Chiesa, cioè sono le persone che con i loro stati di vita danno volto alla Chiesa, e il volto della Chiesa è quello che gli diamo noi, per cui quante volte sento dire tanti laici, ma la Chiesa fa schifo, la Chiesa non fa niente, la Chiesa è quest'altro, e io rispondo sempre: guardati allo specchio, perché quello che tu stai predicando, tu stesso stai contribuendo. Diceva a René Lubac, ma anche il grande Carlo Carretto, ve lo ricordate Carlo Carretto? Tu sei la realtà che più mi fa penare, mi fa venire rabbia, ma io senza di te non posso vivere, perché mentre mi viene la rabbia trovo altro in te i miei difetti, solo con te posso andare oltre i miei difetti. Questo dimostra che non dobbiamo pensare alla Chiesa che è una santa cattolica apostolica, quando diciamo il credo la buttiamo lì, ma è una dell'unità che noi componiamo, è un'unità in cammino. La carovana è in cammino, noi stiamo camminando, dopo di me verrà un altro che tirerà il primo cammello della carovana. Poi non so se il cammello è un asino, possiamo ricordare, o magari esso stesso l'asino che battirà, no? Che battirà. Vi citavo presbitero Ormordenis. Perché? Perché per esempio nella stagione post-conciliare è cominciata la guerra tra laici e sacerdoti. Contrasti continui. Ma questo contrasto, che ha una radice diabolica, lo vediamo anche nelle funzioni. Perché se vedete all'interno di una parrocchia, per esempio, ognuno esprime una componente, tra le varie componenti si fanno una guerra che Dio lo sa, è meglio che non ci capiti in mezzo. Muori del fuoco amico. Allora tu dici, mi voglio mettere in fondo alla Chiesa, voglio fare un piano, ma evitiamo di stare in zone a rischio. Per cui anche le collaborazioni diventa difficile, perché diventano pretese e non diventano servizi. Questi cambiamenti, che sono tutti radicati nel Concilio Vaticano II, ecco, l'Evangelicalium, con una sua struttura molto, molto efficace, io direi proprio comunicativa, pratica, entra nel dettaglio, però chiama tutti a coscienza. È la prima cosa in cui ci chiama a coscienza. Ma voi siete felici di essere cristiani? Io sto incontrando i sacerdoti, la prima domanda che faccio: sei contento? Sei contento? È come quando tu hai in famiglia un papà e una mamma, tu sei contento? Ma ci stanno tanti problemi. Ah, capite, chi è che non ti tiene i problemi? Se io devo essere contento solo quando non avrò problemi, voglio il tuo aspettare. La gioia, come dice il Signore nel Vangelo, nasce da dentro. Nasce dall'esperienza vera e profonda del Signore. Nasce dalla passione che ci lega intimamente a Lui, perché quello che Lui è e quello che Lui fa e come lo fa ci coinvolge, ci appassiona, ci mette frenesia, ci dà la voglia di fare come Lui fa. E quindi la gioia del Vangelo, Evangelii Gaudium, è il punto di non ritorno. Come a dire, il Santo Padre fa una battuta e dice: senti, cambia faccia, se no state a casa. Ci fate caso quando incontrate una persona tutta rognosa, li incontrate di mattina, è meglio che torniamo a casa che la giornata ci fa storia. E immaginate quando entrate in chiesa, molte voi sapete, anche quando venite a fare la comunione, quanto è bello quando dovete arrivare a comunione col sorriso, che meraviglia! Certo, arrivano con una faccia, ma sono concentrati, no, non è concentrati. Quando uno incontra una persona cui vuole bene, come si aprono gli occhi, si apre la faccia, la gioia.
non quella che vi dà il mondo, io vi do. La gioia che dà il mondo è quando tutto fila liscio. La gioia che il mondo vuole darvi è quello di pensare che non esistono problemi. La gioia che il mondo vuole darvi è una vita patinata, è la gioia dell'influencer. Lo dicevo stamattina ai giovani della crisi, ma quale? Avete mai pensato a Gesù come influencer? Pensateci. Vedete cosa vi consiglia? Non dicevi i nomi, se no voi facciamo propaganda. Quello vi propone, addirittura adesso, per potersi, una volta c'era un po' di discrezione, adesso anche gli abiti intimi bisogna mostrare per influenzare. Capite cosa voglio dire? Il Signore dice: ti do una gioia che parte da dentro il tuo cuore, che non è una vita senza problemi, ma è una vita problematica attraversata con un cuore disponibile e aperto, concentrato su quello che mi è possibile, sulla voglia di sapere che c'è un Padre che non ti lascia solo e che se anche sbagli sta lì ad aspettarti, ti vuole risollevare, ti vuole incoraggiare, e c'è la voglia di dire: guarda che qualcosa succede, non mi ha mai preclusa la strada di rimettermi in cammino. La gioia del Vangelo è questo, è misericordia, è condivisione, è comprensione, è empatia, è giovialità. Sono tutti quei sentimenti che poi ci vengono detti: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Guardando attorno l'assemblea dei fedeli, e che sentimenti. Oppure sentendo i problemi nella parrocchia, io sono stato parroco per pochi anni, ma mi è bastato, 12 anni appena, ma mi sono bastati per farmi l'idea per quello che ho attraversato in passato. È una parola, tu passi il tempo a vedere come evitare i litigi, per evitare di mettere d'accordo quello con quello. Ma poi quello fa più di me, poi mi metti sotto veramente nell'impegno, ma io poi non ce la faccio, è stata zitta allora. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita. Sono parole del Santo Padre, sono parole di Cristo. Abbiamo detto nella lettera di Quaresima, disse le lettere in genere non si leggono, vi prego, leggetele. Come può essere gustato il miele se dentro il recipiente c'è l'aceto? Avete mai provato a gustare aceto e miele? È una schifezza. Bisogna togliere l'aceto per far emergere il miele. La gioia riempie il cuore, per cui Santa Madre comincia a dire: con che cuore ti stai approcciando a verificare quello che io propongo? Parti dalla gioia di un Vangelo che ti dà la forza, ti dà la motivazione, ti dà la vitalità, che ti fa dire: va bene, ma non fa niente, andiamo avanti, cosa che voi già fate nella vostra vita quando fate qualcosa per amore, o no? Lo fate. E riempie la vita, e quale vita? La nostra. La nostra. Non un'altra, quando diciamo la vita, stai con queste parole astratte, ma ognuno ti desse gli occhi, riempie il mio cuore e la mia vita. In questo momento, io che sto vivendo nella famiglia, nella società, nella chiesa, nella realtà economica, nella realtà sanitaria, tanto non vediamo più pandemia, nella realtà sanitaria, nella vita, e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. E allora la prima cosa da fare per noi cristiani è ritornare ad incontrare il Signore. Noi siamo carenti di anima, ci occupiamo di tante cose, ma le facciamo senza il brivido di quell'amore. Per cui chi riceve il nostro aiuto non fa nessuna differenza che lo faccia uno che ama Cristo o che lo fa uno che non lo ha. Dov'è la differenza? È nel brivido che scatta nella schiena. Coloro che si lasciano salvare da lui
cioè sciogliere da tutte quelle ansie, preoccupazioni. Ecco, ma noi dimentichiamo che alla fine è il Signore che compie la storia. Vi ricordate quell'espressione che il Signore dice, vi dovete vedere il Vangelo concreto. Quando Giuda protesta e alla giovane donna che gli sta lavando i piedi con le lacrime, asciugandoli con i capelli e mettendo l'unguento, cosa dice? Ma no, è uno spreco. Questo dobbiamo darle ai poveri. Signore, da una risposta che mi ha fatto sempre pensare, lasciala fare, i poveri li avrete sempre con voi. Quindi Signore ci ha detto con molta chiarezza che la vita sarà sempre così, fin quando non la compirà Lui, Padre, Figlio e Spirito. Lui è venuto a insegnarci come prepararci alla pienezza compiuta, come anticiparla. E quindi l'incontro con il Signore è innanzitutto una dimensione spirituale seria. Ridiamo anima alla nostra fede. Ridiamo la sensibilità del Vangelo alla nostra fede. Perché la nostra fede è diventata tradizione, tabù, tutta una serie di situazioni che imbrigliano. Non che io venissi da un mondo in cui il paradiso terrestre non sia ben chiaro, ma ragiono con voi. Due parrocchie a distanza di 50 metri. Si dice la messa da parte, noi là non ci vado. Io caccerei fuori tutti. Ma che fede tu? Fai prevalere l'odio, la distinzione, la distanza, e quando si celebra la messa, da dove tu la vuoi far celebrare? Di quale fede stai parlando? Comunione, gioia, Vangelo, condivisione, tutte bugie. Non sono vere. Non sono vere. Allora vedete, quando poi noi andiamo a fare un discorso del Vangelo nella Chiesa, è un paradosso. Chi fa più resistenza al Vangelo? Non è il mondo, è la Chiesa stessa. Questo ci fa pensare. Ecco perché Santo Padre dice che dobbiamo correggere le nostre malefatte, perché siamo noi a imbrigliare il Vangelo, noi costruiamo difficoltà. Il mondo ce ne dà tante, ma quelle che costruiamo noi sono quelle che fanno più danno. E quindi senza una vita spirituale seria, l'incontro vero col Signore, è inutile tutto. È inutile che ci mettiamo all'opera. Coloro che si lasciano stampare da Lui, sciogliere da tutte queste dimensioni che imbrigliano. Perché quando diciamo peccato, non sono i peccatucci che facciamo, ma è l'alienazione del nostro cuore. Che diceva il Vangelo di oggi? Non indurite il cuore, non rendetelo di pietra, lasciatelo sensibile. E sono liberati dal peccato, da ciò che costruisce l'aceto nel nostro cuore. Dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Sono tutte parole pesanti, Qua c'è da fare un cammino spirituale, c'è da fare un corso di esercizi. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. Per cui le difficoltà della Chiesa oggi, la risposta me la state dando nel cuore. Non abbiamo gioia perché non lo incontriamo veramente. Incontriamo noi stessi ma non incontriamo Lui. Nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia, e quando uno ha la gioia, ecco, ricordatevi quando eravate giovincelli, nella fase di innamoramento della vita, vedevate difficoltà? O quando mai? Anzi, più c'erano difficoltà, più scattava la reazione. Perché era potente l'amore del cuore, l'esigenza di vivere quello che si sentiva dentro. Tant'è
che per amore si perde la testa. È vero che si perde la testa. Il Signore ci chiede di perdere un po' la testa e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Pensate che da quando è venuto fuori l'Evangelio in Italia, quanti anni sono passati? 10. Quasi 10. A che punto stiamo? All'alba. Sempre la famosa alba. Siamo ancora a Capitolio, sempre la famosa alba. Vero, bene. Sempre la... E mo comincia il primo del giorno. E quindi capite come sia innanzitutto un grande problema spirituale di atteggiamento interiore, di fede trasparente, dell'entusiasmo, della speranza, del coinvolgimento, del sentire io voglio spendermi, anche perché, cari fratelli laici, che siete il più della Chiesa, noi prima di essere preti e loro religiosi erano laici battezzati, poi siamo stati chiamati ad una funzione, come voi siete stati chiamati alla vostra funzione, dell'ordinarietà della vita, con la famiglia, con un lavoro specifico. Il nostro lavoro specifico è il servizio al Vangelo, quindi questo ci dovrebbe far riflettere molto, molto, molto. Ecco. Il Papa dice, non possiamo più aspettare, rinnovamento ecclesiale. Che significa rinnovamento? Cambiare le cose? Ecco, dicevo l'altro giorno all'università in una lezione che non è tanto cercare disperatamente nuove cose e ci scelgheriamo, ma vivere in modo nuovo le cose che abbiamo a disposizione. È passato il messaggio al rinnovamento ecclesiale. Non è di sedimentarsi che cosa. Allora fino ad oggi siamo andati così, poi ci mettiamo a testa in giù e camminiamo a testa in giù. È la Chiesa nuova che cammina a testa in giù. No. È il modo con cui noi rendiamo nuove le cose. E qual è il modo nuovo? È riportare protagonista la gioia, l'entusiasmo della nostra fede. Sogno una scelta missionaria. Aperto in mezzo alla gente, anche perché il vocabolario che usavamo, dobbiamo, io ricordo negli incontri nazionali in chiave teologica, in chiave di cieli, il vocabolario era questo: dobbiamo ritornare laddove stavamo. E io rispondevo: ma chi ci ha dato il permesso di andarcene da lì? Nessuno, ce ne siamo andati noi. Voi non dovete ritornare ad essere famiglia, voi non dovete ritornare a fare il vostro lavoro quotidiano, voi lo fate, e quello che fate va interpretato in un certo modo. Per cui una scelta missionaria, cioè che vive la vita da di dentro, per trasformare quello che vive. Eccola qui l'immagine meravigliosa di Giovanni della Croce, quale parla di un bicchiere inquinato, infangato. Dice, come fai se voi siete bravi, perché io sono meno bravo, non so, che fai se tu vedi lo straccio e prendi una tazza tutta sporca e ti metti a strofinare, finisci di inguaiarla. Devi far correre acqua pulita, dice San Giovanni della Croce. Lascia che la grazia pian piano ti ripulisca. Non sta lì tu a strofinare, fatti ripulire. E quindi trasformare ogni cosa. Abbiamo fatto questa seconda tappa del cammino quaresimale. Io ringrazio anche che il nostro ufficio comunicazione, che così con tanta dedizione lo fa. Abbiamo detto di deformata, trasformare ciò che si è deformato, ridargli forma. Ciò che abbiamo dato forma bisogna adesso conformarla a qualcuno. E quindi quest'opera di svuotamento fa sì che noi dobbiamo fare che cosa? Cambiare le consuetudini. Ah, e così cambi le consuetudini.
fratelli sacerdoti per cambiare una data di crisi, ma secondo te mi dovrò suicidare? Ma si è fatto sempre così? E non si è mai risposta male, bisogna dire altro deve arrivare, non pensando che quello è un momento di grazia, un momento ecclesiale. Le consuetudini sono una cosa positiva perché sono tradizione, una consegna, ma la consegna non è una cosa cristallizzata e morta, che è viva nella realtà, è la rimodella. La mia preoccupazione nella tradizione popolare è quella che contagia i giovani, perché raccolgano la bellezza di ciò che gli è consegnato, poi lo leggono con i propri occhi, con le proprie sensibilità. Gli stili, quali stili? Vedete, nella Chiesa dell'ultimo periodo c'è un rigurgito di rifugiarsi nelle forme perché si ha paura di saper interpretare diversamente. Ma io oggi parlo la lingua di oggi. Ecco, dicevo mamma mia, buon'anima, che quando celebravamo in un certo modo dicevamo i pissi pissi, no? Perché tutte finivano i pissi pissi. È una cosa simpatica questa cosa, gli stili, il linguaggio. E ogni struttura ecclesiale diventino canale adeguato all'evangelizzazione del mondo attuale. Mondo attuale. Il mondo post-pandemico. Tutto azzerato, tutto squinternato, tutto in difficoltà. E tutti diciamo, mamma mia, se... Bene, allora, possiamo fare una casa nuova. Diceva Thomas Mann in un bellissimo romanzo: le pietre cadute della casa della grande speranza sono anche quelle che devi riprendere per costruire la tua piccola speranza. Senza quelle pietre non puoi far casa. Quindi, da questo punto di vista, non dobbiamo guardare che siamo stati disgregati, dobbiamo guardare quello che possiamo fare ora, in questo mondo, con queste caratteristiche. Ma pensate che il mondo che viviamo oggi sia più problematico, complesso, fratelli miei, guardatevi bene attorno. Ancora non c'è nessuno che ci porta al martirio con l'effusione del sangue. In giro per il mondo ci sono fratelli nella fede che pagano con la vita. E allora quando pensa alle due parrocchie che non si parlano perché non vanno messe una all'altra parte, mi viene in mente quell'espressione, io piangevo come un bambino, adesso, appena esco, e si sparse la voce tra i cristiani, in Anatolia, non tra le parrocchiette, in un territorio sconfinato, e arrivavano le famigliole a rischio per dire, abbiamo saputo che c'è il vescovo per dire la messa, per dire la celebrazione. Erano mesi che non potevamo stare fare l'Eucaristia. Capite? Le nostre stanchezze sono frutto di quello che invece noi dovremmo vedere come grazia per poter ridare l'infa vitale al mondo. In questo mondo, un mondo che ha perso valori, che non sente più la fede come un elemento centrale, annunciamola. Mostriamo la bellezza della fede. A voce alta. Noi ci nascondiamo, ci preoccupiamo. Ma chissà se poi in quel contesto se io parlo in un certo modo come sarò a posto. Eccola. Non abbiamo la fierezza. Che non significa andare a recuperare spazi perduti, la cittadella, ecco, hanno invaso la cittadella, poi ce la riprendiamo. Questo discorso lo fanno i capolisti a Napoli, zona che io conosco molto bene. Noi ci prendiamo un nostro, ci riprendiamo il nostro, con tutti i mezzi possibili. Non ci dobbiamo prendere niente, non dobbiamo dare. E quindi in questo caso diventi l'evangelizzazione, cioè l'annuncio, la presenza del Vangelo nella vita, ma ci crediamo che il Vangelo può dare grazia e speranza a questo mondo. Fratelli miei, nella mia esperienza sacerdotale, io lo vedo, nei miei colloqui con le persone,
nei miei incontri con gli ammalati. E anche quando incontro giovani e ci si parla veramente guardandosi in faccia, gli occhi si accendono. La riforma delle strutture, e quando dico la riforma delle strutture, pensiamo a tutto questo ammalato da cui veniamo, che esige la conversione pastorale. Cos'è questa conversione pastorale? Che non viviamo per preservare le strutture, ma rendiamo protagonista il Vangelo, per cui scegliamo quello che meglio lo presenta e cambiamo quello che non serve. Numero 23 degli esercizi spirituali. Desiderando e scegliendo solo ciò che mi conduce a realizzare il fine per cui sono nato e togliendo di mezzo quello che me lo impedisce. Esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, Papa Gesuita, quindi sotto sotto c'è questo. Questa riforma delle strutture esige la conversione pastorale, che si può intendere solo in questo senso: fare in modo che le strutture diventino più missionarie, che raggiungano gli obiettivi, che arrivino a destinazione. Se io vedo che c'entro e le famiglie non vengono, pian piano mi dirò la messa da soli. Qual è stata la cosa detta in questo periodo che abbiamo sperimentato col Covid, che ci siamo detti la messa da solo? E che poi, grazie a Dio, abbiamo inventato, ecco, la grazia della tecnologia, magari attraverso la parte telematica siamo riusciti a starci un po' vicini, ma poi abbiamo detto: ritroviamoci, abbiamo bisogno di guardarci in faccia, di toccarci, in modo che esse diventino tutte missionarie e che la pastorale ordinaria di tutte le sue, in tutte le sue istanze sia espansiva, aperta, quindi sia capace di comunicare, di condividere, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita. Ma la gente non viene più in chiesa. Andiamo dove sta? Andiamo dove sta? Ecco, forse comincio anche a farvi percepire quello che è il cammino pastorale che intendo porre in atto. Vi siete resi conto che i primi giorni, le prime settimane della mia presenza qui tra voi non è stata dedicata a voi? A chi l'ho dedicata? Vi siete interrogati? Ma il vescovo non sta incontrando le associazioni ecclesiali? Ho incontrato la società civile, tutta. Io ho finito a Natale proprio qui, il 23, con il mondo del lavoro, con le sigle sindacali. Io so che cosa c'è in giro adesso, so che cos'è il territorio di Viterbo e lo capirò sempre più adesso andando nelle parrocchie. Come per il sinodo, il vescovo incontrerà i consigli comunali. Aspettiamo che arrivi con il consiglio comunale in chiesa. E quando ci viene? Gesù non ha aspettato, ha camminato. Gesù è andato presso le persone. Ed è vero che lo seguivano, ma lo seguivano per andare. E fateci caso, lasciate e se ne andate. Costante movimento di uscita e favorire così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Ma ci fa costa tanta fatica dire alla gente che Gesù vuole bene. Sembra una cosa da bambinelli: Gesù ti vuole bene. Anzi, ci vediamo in giro, come quella canzone, Gesù ti ama, là, quando passa. C'è una cosa che ci vuole. Tutto si trasforma, vero? Però lì. E fateci caso che molti ambienti ci vengono in giro con questo, no? E noi per non farci venire in giro non lo diciamo, no? La vita si trasforma. Quindi la prima cosa da dire è che il Signore non lascia soli, che il Signore Gesù cambia la vita.
perché ha cambiato la mia, ha dato speranza, fiducia, la speranza ad un malato, la speranza al lavoratore disoccupato, la speranza che si impegna e non trova gratitudine. Tanti dicono, cioè, mi faccio tanto bene, ma chi lo fa fare? Mai la parola di gratitudine. Non commento. Scusi, giusto per capire una cosa, perché visto che la Chiesa appunto è una realtà viva, no? Quindi anche per la Chiesa vale la legge fondamentale della biologia, ovvero che la specie che sopravvive non è quella più forte, assolutamente, ma che si adatta al cambiamento. Caro Davide, se vai a rileggere il discorso del tuo vescovo, che guarda caso sono io, nel discorso fatto il primo giorno, voi pensate che quel giorno stavo stordito come un pollo, poi una emozione violente, perché lasci casa tua, vai in una casa che ancora non conosci, oggi mi sento a casa mia, ma pensate quel giorno cos'è, è come quando vi siete sposati, avete lasciato casa vostra e siete andati a casa tua. Gioia e tristezza. È la legge proprio di questo che io ho enunciato in quella espressione, proprio usata quel giorno. Perché dicevo, guardate, senza pregiudizi, senza ansia e paura, dobbiamo misurare il passo sul più debole, non sul più forte. Noi invece corriamo il rischio di metterci a fianco il più forte. La nostra forza sono i deboli, perché loro ci costringono a vivere concretamente la realtà. È come quando io mi ricordo, andavamo con la mia buona mamma a consentirmi, stasera non è un esercizio, è uno sfogo. Ormai anziana. E sai, diceva, perché non mi porti per esempio a Monte Cassino? E la portavo a Monte Cassino quando potevo, là ci sono belle scale. Però io dimenticavo che mia mamma era diventata vecchia. E dicevo, ma cammina, via! E lei mi diceva, ma non ce la faccio. O ti fermi, o vattene tu. Ti ho risposto. Noi siamo convinti di accelerare, noi dobbiamo invece pensare il ritmo di coloro che Papa ha chiamato lo scarto, le fragilità umane, che non sono poi, noi ci sentiamo forti in tante cose, come io mi sento forte in tante cose, ma le mie fragilità, in quante cose io rallento la vita della Chiesa, in quanti modi io rallento l'amicizia della bellezza della sua persona, tanto che uso l'espressione. Non dobbiamo solo imparare a voler bene, dobbiamo essere capaci di farci voler bene. È più difficile. Allora in questo caso, in questa complessità della carovana, se la carovana cammina col ritmo dei giovani che corrono, come Giovanni arrivano per primi, poi sanno fermare e aspettare. Pietro deve arrivare. E chi entra sarà Pietro. E poi Giovanni. Che bell'insegnamento. Questo si applica alla carovana, perché dove nella carovana il dosaggio, fate attenzione a questa mia riflessione in questo momento, il dosaggio delle energie è proprio nella capacità di riuscire a portare tutti a destinazione. Non che io ci sono arrivato. Una delle esperienze più belle consiglio a voi giovani, io l'ho fatta ormai. Fate il cammino di Santiago di Compostela. Hai fatto? Non è tanto arrivare a destinazione, è arrivarci tutti insieme. E quando tieni con te gente che si sono spaccati i piedi, c'è una bolla che non finiscono mai. Aspetta, quello non ce la fa. Sei venuto qui per dire sono arrivato a Santiago,
o sei venuto qui per fare l'esperienza che tutti insieme abbiamo fatto un cammino? Qual è il motto di Santiago? Non è fare il cammino, è il cammino che fa te. Se alza l'andardino. Allora la Chiesa, ecco qui questo secondo quadro, tutto il popolo di Dio, quindi tutti, compresi il vescovo, non si può dire, anche dal punto di vista teologico, voi popolo di Dio, ma dobbiamo dire noi popolo di Dio. Io nella mia funzione, loro nella funzione, voi nella funzione, come nella carovana, ognuno ha la sua funzione. Se chi guida la carovana non è cibato da chi cucina, prima o poi non ce la farà più. Per cui tutte le funzioni sono necessarie. Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo. Ognuno per la propria parte, ognuno nella propria condizione. L'evangelizzazione è il compito della Chiesa, tutta intera. Ognuno con le caratteristiche. Al vescovo, per esempio, è data la responsabilità del creare comunione, dell'indicare la strada, di creare la serenità, di seguire il Vangelo nel dire tranquilli, stiamo facendo la volontà di Dio. È il suo compito. Per questo prega, per questo vive. Ma questo soggetto dell'evangelizzazione, cioè tutta la Chiesa, è ben di una istituzione organica e gerarchica, organica e differenziata. E io ho usato il principio ecclesiologico, l'ho portato in una lezione universitaria, organica, asimmetrica, differenziata. Ma questa è la struttura del vivere. Non è per caso organica, asimmetrica e differenziata la famiglia, ma perché la responsabilità di un padre e di una madre è la stessa di un figlio? No. Ma il padre è anche figlio? No. Padre e padre, figlio e figlio. Se vuoi mi stava a Bastina, se ne riuscivo. Ognuno nella propria struttura. Se io vengo meno ad andare alla Chiesa, che è il mio tempo, la chiarezza della fede, io vengo meno al mio mandato. Posso fare tutte le cose più belle del mondo, ma sono venuto meno al mio mandato. Poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio, la sinodia, ecco la carità. La destinazione lo dice la Davide Express 45B46A, do i numeri, vedete, do i numeri. Dominus finis historiae, sub luce Vangeli et umane esperienze. Andiamo verso il compimento della storia del Signore con l'aiuto dell'esperienza umana e del Vangelo. Tutte e due, tutte e due. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, perché quello è il modello, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino. Siamo in cammino, ma la vostra famiglia non l'avete costruita pian piano? Le comunità non si costruiscono pian piano? Anzi, si usa dire nel gergo popolare che quando si costruisce una casa non bisogna mai romperla tutti, se no si è apparata la morte. Si dice così, è vero? Non è così, non si dice da voi. Cioè, quando uno costruisce una casa deve lasciare sempre qualcosa di incompiuto, di incompleto. È un dato di fatto che è così. Cioè, è un cammino che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale. Cioè, noi oggi abbiamo vissuto una struttura della Curia Romana fatta in un certo che rispondeva a determinate strutture. Ma le strutture politiche sono le stesse, dopo la Costituzione è cambiato tutto, prima della Costituzione c'era altro. Noi modelliamo la nostra vita, l'ordinamento sociale, sull'ordinamento costituzionale. E se vediamo che alcuni elementi della Costituzione
devono essere modificati. Vediamo perché dobbiamo, non è che cambiamo la Costituzione a cuore leggero, ma la troviamo le condizioni perché poi possa generare le strutture che rispondono a questo nostro tempo. Non è che il Papa gli è venuto in testa adesso vuole rimodellare tutto e cambiare la civica. Sui giornali avete sentito, il Vaticano è questo, è quell'altro. Sta cercando di dire l'economia serve all'evangelizzazione. Non possiamo preoccuparci dell'economia per se stessi. Lo IOR serve alle opere di evangelizzazione, non a fare ciò di imposto. Ha detto una cosa sbagliata, ha detto una cosa vera. E se era diventata una cosa, va cambiata. La dimensione sociale dell'evangelizzazione, stiamo per finire. Perché dimensione sociale? Perché l'evangelizzazione si incarna nella vita concreta delle persone. Vi faccio un esempio concreto. Nella mia esperienza di vita ho frequentato mondi e culture molto diverse, ma in varie parti del mondo. In ambienti dove c'era una distanza profonda a livello religioso, no? Per esempio nell'Islam e la fede cristiana. Però guarda caso, sulla povertà stavo vivendo insieme. È l'opera di Francesco, eh? Francesco fu capito dal Saladino proprio per questo. Quindi nei bisogni concreti noi troviamo la fraternità. Quindi non può esistere un'evangelizzazione senza realtà sociale. Cioè, il Vescovo si preoccupa delle cose sociali, il Papa si preoccupa delle cose sociali, ma perché voi vivendo la vostra vita non vi impegnate a cose sociali, non avete problemi di pensione, di salute, di quotidianità, di viabilità. Questo costruisce la vita delle persone. Il kerygma, che altro non è Gesù, sapete qual è il kerygma? Quello che vi faccio dire tutte le domeniche e che ho chiesto ai sacerdoti, e io vi ringrazio perché ho trovato tutte le comunità che ormai lo ripetono. Non pensavo così breve tempo. Gesù Cristo è il Signore, nostra unica speranza. Non servono tante parole, e perché la speranza so cos'è nella mia vita, dire che lui è il Signore di questa speranza mi dà respiro, mi dà forza. Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale, cioè tocca concretamente le persone. Ci fate caso che Gesù risolve i problemi del cieco, del sordo, dell'affamato, capite? Cioè il contatto con quella realtà, e lì fa vedere chi è. Nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri. Quando cala questo, non va bene. Il contenuto del primo annuncio, l'immediata ripercussione morale, il cui centro è la carità. Che non è mandare l'SMS 2 euro o dare il pacco dono. È l'amore che diventa azione. È come l'acqua che scende in un bellissimo torrente di montagna, no? Bello, scende fresco. Trova tante difficoltà, tante pietre, alcune le sorpassa subito, altre si deve impegnare per poterle. Poi arriva e c'è una bella diga. Il primo tempo uno dice ma non quanta acqua a disposizione. Ma se l'acqua non scorre, come diventa l'acqua stagnante? Putrida! Non si può bere più. L'amore senza carità diventa putrido. Non si può utilizzare. Ecco perché la gioia del Vangelo diventa azione, condivisione e vicinanza. Quali sono le motivazioni per un rinnovato impulso missionario? Guardate il sottocapitolo dell'arte evangelicale, ma è qua. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore, eccolo là, che conferisca senso cristiano all'impegno e all'attività, senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la parola,
di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato. Ma soprattutto ci stanchiamo di portare avanti. Ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà e il fervore si spegne. Quante giovani mamme e giovani papà ho sentito dire: non ce la faccio più. Si era spinta la fiamma. Dice San Carlo Borromeo, grande uomo: quel focolare acceso, quell'amore che è stato instillato dentro ognuno di noi è come un piccolo focolare che noi dobbiamo attizzare continuamente, non metterci le niente, se no si spegne. Ecco perché la vita di preghiera, la vita spirituale, non è devozione. Esistono molti cristiani che ormai vivono di devozioni, ma non più di fede. Beh, per una società fraterna e giusta, per la costruzione di una società in pace, giustizia e fraternità, il Papa indica quattro principi, che sono i quattro principi che regolano anche il nostro progetto pastorale. Per cui quando verrò nelle vostre parrocchie, piano piano, non pensate che fare piano piano, datemi un po' di tempo, un po' alla volta, un po' alla volta. Se no ci arrivo morto. No, piano piano, perché si vorrebbe troppo. Il tempo è superiore allo spazio. Dobbiamo saper applicare il principio della gradualità. Un po' alla volta, passo dopo passo. Se pensiamo allo spazio della carovana, manca ancora tanto cammino per arrivare alla destinazione. Se invece pensiamo dei passi, ecco, io dicevo, ritorno ad essere montanaro. Sapete le bambine che dicono di camminare in montagna? Che non devi pensare quanto manca per arrivare in vetta, concentrati a quanti passi fai. Dicevo, l'altro passo, facciamo l'altro passo, ma non ce la faccio più, è l'altro paio di passi, eh? Concentrarsi sul tempo e non sullo spazio. Due, dice appunto, significa lavorare a lunga scadenza senza l'ossessione dei risultati immediati. Tanto io lo so, lo dico ai miei fratelli sacerdoti, ma lo dico a voi, lo dico ai religiosi, io non godrò i frutti della riforma pastorale, lo so, non li godrò. E che ci vuole tempo? Li osserverò magari, li guarderò, perché poi mentre cammini, chi si sta, chi si siede, chi non capisce dice ma fermati, no non va bene, capite quante complicazioni si creano? Ce ne vuole. Senza l'ossessione dei risultati immediati, noi vorremmo tutto e subito, e ce l'abbiamo col Signore. Avete sentito sulla prima lettura stamattina? Il popolo si è scordato subito che era stato liberato. E se la Bibbia con Dio dice, ma tu ci hai liberato dalla schiavitù, e lui lo dice facilmente. E ci fai morire nel deserto. E il Signore gli risponde, là non c'è scritto, lo dice in un certo modo, ma esplicitando dice così, uè, già ti sei dimenticato che tu non tenevi il diritto di libertà di nessun tipo. Buffatevi frustate, ti morite di fame, non potete manco fiatare e muti la mente per un po' di difficoltà nel cammino in deserto, ma cammina. Perché pretendeva, per essere stato liberato da tutto sto ben di Dio, che tutto deve essere rose e fiori, ma il cammino è cammino. Dicendo che ti do l'acqua per dissecare, però siete gente di dura cervice. Non contristate il cuore di Dio. Secondo criterio, l'unità prevale sul conflitto.
vuol dire operare perché gli opposti raggiungano un'unità che genera nuova vita. Le diversità esisteranno sempre. La Chiesa è armonia delle differenze. Il laico deve essere laico, non deve essere prete al posto del prete. Il prete deve fare il prete, non può essere il laico. Il religioso deve fare un religioso. Perché ne abbiamo bisogno. L'unità, ci dobbiamo sempre domandare, ma quello che sto facendo aiuta a raggiungere l'unione o la distrugge? Molto spesso, molte regioni che nascono da nostre antipatie o simpatie perdono di vista il bene per perseguire le proprie motivazioni. Cara San Francesco, no, non la mi ricordo, lei lo capisce, perché lo sto dicendo. Terzo criterio, la realtà più importante dell'idea. Guardate, non perché non bisogna pensare, ma delle volte noi per l'idea, questa mia idea, questo mio pensiero, questo mio modo di vedere le cose, distruggiamo il meglio della nostra vita. Ma la realtà qual è? Chiedo a voi famiglia, quanta fatica avete fatto per mettervi d'accordo i primi tempi, anche per organizzare dove mettere lo spazzolino in bagno? Quindi uno è abituato a modo suo e tu lo metti là, ma io sono abituato qua, ma che ci avvicinavo con lo spazzolino? La realtà è concretamente quella che deve diventare. Significa evitare che la politica, la fede siano ridotte a retorica. Ultimo criterio che il Santo Padre utilizza è il tutto superiore alla parte. Significa mettere insieme i vari pezzi. Mettere insieme i vari pezzi. Cercare di creare la composizione perché l'unione, lo sguardo globale include le varie parti e non deve diventare uno sguardo parziale. Ecco, conclude, ecco perché non possiamo arrivare a una forma di esclusione, addirittura riuscendo nella concretezza della struttura economica del nostro mondo, così come il comandamento non uccidere pone lì un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana. Oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'inequità. Ma perché il Santo Padre con l'Evangelii Gaudium arriva proprio a parlare di economia? Perché oggi il tema dell'economia è il tema fondamentale della struttura sociale. È quello che crea povertà o quello che può risolvere. È quello che distrugge la dignità o può riconsegnarla, è quello che dà libertà o potrebbe privarla, e così via. Questa economia che uccide, appunto, è iniqua. In questo contesto alcuni ancora difendono le teorie di una ricaduta favorevole, pensiamo al mondo del consumo, e allora per non soffermarmi in modo specifico sulla questione economica parlo solo e chiudo con lo stile di vita. Vedete come noi cristiani lo stile che professiamo nella fede è tutt'altro lo stile che viviamo tutti i giorni. Perché le ragioni della vita ordinaria di fatto sono dissociate da ciò che noi crediamo nella nostra professione di fede. Allora, concretamente, questo sistema di vita ci dice, e concludiamo con questa espressione, guardate, il desiderio del Santo Padre è ritrovare la gioia del Vangelo dove fede e vita sono la stessa cosa. Grazie.